Buon pomeriggio amici di Volonbrite, ci troviamo qui all'Otto Gallery domenica 28 settembre per una domenica dedicata allo sport. Mi ritrovo in mezzo a due personalità molto importanti nel mondo paralimpico: Patrizia Sacca, medaglia di bronzo a Barcellona 92 di tennis da tavolo in carrozzina e anche istruttrice di tennis da tavolo, e Andrea Pontillo, presidente dell'associazione Lame Rotanti e anche istruttore di scherma in carrozzina. Buon pomeriggio. Allora, io direi, tu sei stato un atleta, mi hai detto, no? E poi dopo il tuo percorso sportivo ti sei dedicato all'insegnamento. Ecco, come ti sei avvicinato alla scherma in carrozzina? Dunque, paradossalmente per caso, nel senso che mentre insegnavo, insomma, negli anni addietro, è venuto un ragazzo in carrozzina, si chiamava Giuseppe, e si è informato e mi ha detto: ciao, sono Pino e vorrei cominciare a fare scherma. E io lì ero completamente spiazzato perché non sapevo assolutamente nulla. Quindi abbiamo iniziato con io su una sedia normalissima e a cercare di trasportare le mie conoscenze lì in carrozzina e tutto. Poi da cosa è nata cosa e abbiamo cominciato a fare dei corsi. Io ho visto che esisteva già un mondo paralimpico, c'era già la scherma, e quindi ho contattato la federazione, cioè insomma ci siamo attivati e abbiamo tirato su i primi corsi di scherma in carrozzina. Quindi questa è la storia. Diciamo che comunque state andando alla grande, perché c'è stata, se non sbaglio, ieri una medaglia di bronzo ai campionati mondiali. Esatto, c'è stata una prova di Coppa del Mondo a Varsavia e la nostra atleta Andrea Mogos ha vinto un bronzo di sciabola. Già aveva vinto quest'estate un oro a squadre di fioretto, e quindi siamo strafelici perché lei sta concorrendo insieme ad Andrea Macri, che è l'altro nostro atleta di punta, verso Rio 2016. Incrociamo tutto quello che abbiamo. Ecco, infatti Rio 2016 è il prossimo step, vero? Però prima di Rio 2016 ci sono i campionati italiani a Torino, giusto, a giugno, e ci stiamo preparando. Stiamo facendo tutto quello che possiamo, nel senso che abbiamo un sacco di atleti nuovi e stiamo impostando proprio tutta la nostra programmazione per le gare nazionali su questa gara qua finale. Saremo parte attiva proprio dell'organizzazione, io faccio parte del comitato, l'altro maestro delle lame rotanti che fa sciabola facendo osteopatia terrà uno stand di osteopatia lì proprio per i campionati italiani, e poi ovviamente svelo già il segreto, posso? No? Tutti si stavano chiedendo che cosa ci fa una campionessa di tennis tavolo con una sciabola o un fioretto, se non sbaglio, è una sciabola, fioretto in mano. Vogliamo svelare il segreto? Lo facciamo dire al coach o lo facciamo dire direttamente lei? Come mai non hai una racchetta in mano? Ma la racchetta al momento l'ho posata qua sotto. Dato che ho fatto per 25 anni, come ti dicevo, attività agonistica di tennis tavolo, e adesso insegno, e lavorando con Andrea all'unità spinale, tutti i ragazzi che vanno da lui poi vengono anche da me. E allora tutti sono entusiasti, è la scherma. È anni e anni che io dico: Andrea, prima o poi devo provare. Devo capire come mai tutti si appassionano. Certo, lui bravo ovviamente ad insegnare, a trasmettere. E poi mi è venuta questa curiosità, perché poi quando ci sono le Olimpiadi, unico momento, e Paralimpiadi, unico momento che fanno vedere la scherma, io faccio tranquillamente le 4 del mattino a Pechino per guardarmi tutta la scherma, così proprio. Allora ho detto: forse magari c'è un gene nascosto in me, che magari ho scelto tennis tavolo, in realtà volevo scegliere scherma, chi lo sa. Magari comunque, è la nascita di un secondo amore, no? L'amore è infinito, ha varie sfumature, no? Bellissimo, sì. E quindi insomma, alla fine, prima non potevo perché mi allenavo, per cui volevo sempre iniziare con Andrea, dicevo vengo, poi non ce la facevo. Adesso ho deciso, dato che ci sono i campionati italiani qua a Torino, io voglio fare una pessima figura, però voglio avere quest'arma e dire: guarda, c'ero anch'io a Torino. Che sia bella o brutta la figura, comunque, i momenti ma di sì, gloria bisogna avere. Sì, ma no, ma è anche bello perdere, Però io credo che non ho così, ho vinto tanto, quindi imparare una cosa nuova, mettermi in gioco, divertirmi e alla fine far bene, perché lo sport fa bene, è anche per me un esempio, dire: ragazzi, non esiste un solo sport, ne esistono tanti, tennis tavolo e scherma sono due sport che sono molto simili per certi aspetti, perché qui c'è un'arma, là c'è una pallina, una racchetta, e tutti e due sono sport di velocità, per cui devo dire che
per una come me che non ho cambiato così tanto, non ho scelto di fare tennis ad esempio, che uno dice il tennis e il tennisauro si assomigliano, no, perché il tennis è nel grande, il tennis ci vuole forza, il tennis per me non è così femminile, per la mia spalla eccetera, non è proprio lo sport adatto a quello che è nell'individuale. La scherma sì, la scherma è strategia, la scherma è leggere prima il movimento dell'altro, è tutta un'applicazione di intelligenza, che probabilmente non... però insomma, voglio dire, il mio coach Andrea avrà molta pazienza e mi dirà brava anche se non lo merito tanto, così io continuo. E noi abbiamo avuto l'onore di vedere una breve esibizione, ti abbiamo vista all'opera, no, con Andrea. Allora, cosa possiamo dire, com'è portata insomma questa campionessa? Innanzitutto, quello che ha detto appena adesso descrivendo la scherma vuol dire che ha già compreso quali siano gli elementi fondamentali, quindi questo è già un... Beh, è un atleta, è normale. Un ottimo inizio, assolutamente. E poi sì, assolutamente, la prima cosa fondamentale secondo me è che uno si deve divertire. Se il primo approccio è mi diverto, quindi ho voglia di fare, e a quel punto lì da cosa nasce cosa. Per cui direi che è andata strabene. Perfettamente, guarda, a noi è sembrato che tu ti sia divertita, ti è piaciuto, è stata la prima volta che hai preso in mano un fioretto, mi stavi lasciando. Dunque, sì, no, forse l'avevo già preso un'altra volta sempre con Andrea, mi pare, perché non ho mai provato con nessun altro prima. Sì, non l'ho ancora mollato, cioè, come vedi, adesso ho la racchetta a sinistra e il fioretto a destra, quindi non so, forse Andrea adesso me lo deve scollare da qui. Sì, no, mi sono divertita. Sprigiona passione sportiva da tutti i pori, ma è giusto che sia così, quando si è amanti dello sport non bisogna limitarsi a uno sport soltanto e tentare, quando una persona è sportiva lo è veramente ad ampio raggio. Assolutamente, ma devo dirti che Patrizia in questo momento, per quanto mi riguarda, sarebbe la terza atleta che pratica la scherma, e non solo la scherma, perché per esempio Andrea Macri fa hockey a livelli altissimi, sia scherma che hockey, ha partecipato a due paralimpiadi eccetera, di uno e dell'altro, quindi. Poi abbiamo un altro atleta nuovo di quest'anno che fa basket ma che farà anche scherma, e poi abbiamo Patrizia che continuerà a fare ovviamente tennis tavolo e farà anche scherma. È molto importante che si faccia sport. Poi ovvio che tralasciare uno, farne uno più dell'altro eccetera, sono scelte che possono all'occorrenza essere fatte, per cui uno non nega l'altro, assolutamente. Quindi in questa fantastica giornata abbiamo capito che tutte le strade portano a scherma. Patrizia, stupiscici, e quando sarai una campionessa, non ne dubito, di scherma, verremo di nuovo a intervistarti. Ti ringrazio, vi ringrazio molto, per me è sufficiente trasmettere lo sport al di là di quello che si vince e di imparare una cosa nuova, e questa è un'opportunità e non me la lascio perdere. Grazie. Assolutamente no, grazie mille. Io un'ultima cosa prima di chiudere volevo chiedere ad Andrea, chi volesse avvicinarsi, per chi ci ascolta, alla scherma in carrozzina, dietro abbiamo il banner Lamerotanti, se ci lasci dei contatti. Sì, allora abbiamo il nostro sito che è www.lamerotanti.org, la mail info@lamerotanti.org. Noi siamo all'interno del Club Scherma Torino, per cui anche tutta la nostra attività, la programmazione settimanale come la macro programmazione annuale eccetera, è tutta basata sull'integrazione tra atleti in piedi e atleti in carrozzina, è un allenamento unico, per cui siamo lì a Caschermo Torino all'interno del Parco del Valentino. Perfetto, grazie mille Andrea, grazie mille Patrizia, mi raccomando ragazzi e ragazze, praticate sport, perché lo sport è un toccasana ed è terapeutico. Grazie a tutti.